Sicuramente a livello personale devo ripercorrere quello che ho fatto nel 2020, che secondo me ho fatto un buon campionato. A livello di squadra dobbiamo ritrovare assolutamente le caratteristiche che ci hanno contraddistinto, ovvero l'aggressività, la compattezza che avevamo nelle prime giornate, dove appunto eravamo temuti da tutte le squadre. Quindi per noi è obbligo trovare quelle caratteristiche che ci hanno portato a stare nei primi posti della classifica. Come si sente Simone Santoro come l'uomo mercato con la U maiuscola del Torino? Ma io sono sereno, penso al campo, penso a fare bene, a continuare a fare quello che ho fatto e al resto al momento non ci penso. Penso a sabato, a fare una buona partita, perché è questo quello che conta. Ancora è presto per parlare di scontri decisivi. Assolutamente incontreremo squadre forti, come già a partire da sabato, come l'Avellino, che è una squadra costruita per vincere il campionato, quindi sappiamo che affronteremo delle squadre forti. E appunto per noi è fondamentale ritrovare quelle caratteristiche che ci hanno portato a stare lì per dare il filo da torcere a tutti. Abbiamo fatto innanzitutto una riunione abbastanza lunga dove abbiamo visto la prima parte di stagione e la seconda parte di stagione dove c'erano abbastanza differenze, ovvero nella prima parte di stagione noi eravamo molto aggressivi, eravamo compatti e riuscivamo ad andare in pressione nella metà campo avversaria e quindi questo ci permetteva di stare abbastanza corti. Poi invece nella seconda parte della stagione abbiamo fatto un po' fatica a mantenere questo ritmo. E infatti abbiamo avuto delle difficoltà a stare, eravamo un po' più lunghi tra i reparti e questo ci ha messo, diciamo, non ci ha fatto ritrovare le nostre caratteristiche iniziali. Sono cresciuto tanto e fa piacere perché dopo tanti sacrifici, per me non è stato facile comunque l'anno scorso, venivo sempre da un campionato di primavera, non è stato facile ambientarmi con i grandi. E ho fatto tanti progressi e sono felice dell'interessamento di queste squadre, anche se, ripeto, al momento penso sempre solo al campo e a fare bene. Col centrocampo a due, diciamo, mi sono completato perché comunque io ero una mezzala, facevo quasi sempre la mezzala, è un ruolo che mi piace fare col centrocampo a due. A Biscay il mister aveva bisogno di un po' più di spinta, mi ha provato lì come esterno nei tre d'attacco. Io sono sempre a disposizione della squadra, del mister, e faccio tutto nel miglior modo possibile.